Quanto pane viene prodotto ogni anno nel Salento? Considera che siamo circa 400 aziende di panificazione con una media almeno di 4-5 quintali, una media parlo di 4-5 quintali di prodotto al giorno per ogni azienda, perciò si fanno un pochettino di conti, sono circa 200 quintali giornalieri. I quintali sono tanti per 365 giorni l'anno, perché comunque poi sappiamo benissimo che anche se diciamo, alcune aziende non producono la domenica, però molta gente poi comunque lo consuma e di conseguenza o lo surgela e poi lo consuma il giorno dopo, diciamo, i consumi sono comunque ancora notevoli nonostante negli ultimi anni sia calato tanto il consumo del pane. E in questa occasione cosa state proponendo? No, in questa occasione proponiamo diciamo, la manifestazione è su 4 giorni, sabato e martedì, cioè domani, proponiamo dei prodotti di semola e abbiamo proprio l'altro giorno, sabato, presentato un prodotto in anteprima, perché comunque quando sono venute le autorità abbiamo presentato al ministro Fitto un cornetto salato lievitato di semola, impastato con la semola salentina, e poi abbiamo presentato un panino sempre di semola al negro amaro, una novità diciamo assoluta. Mentre poi la giornata di ieri e quella di oggi abbiamo fatto il pane artistico, è venuto un maestro, diciamo il fondatore della prima scuola di pane artistico italiana, il signor Giannatempo, che ha fatto delle opere che potete tranquillamente anche vedere. E poi invece, ripeto, domani ripresentiamo il discorso con la semola con le varie evoluzioni. Abbiamo fatto del pane comunque impastato con l'olio di semola, l'olio extravergine di oliva, farcito in vari modi, con le rape, con le melanzane e zucchine, con i peperoni, con tutti questi comunque aromi e profumi diciamo della nostra terra. Quest'estate il gelato avrà un gusto diverso? Sì, devo dire di sì. Grazie a Frutteiro do Brasil, è un'azienda che praticamente ha a monte nel Brasile un'azienda di produzione dove le frutte vengono coltivate a priori, portate in questa azienda, lavorate, pastorizzate, confezionate, congelate e trasportate come congelate in Italia. Di lì si ha una distribuzione capillare in tutto il territorio nazionale e si spera di ampliare questo circuito di queste polpe brasiliane che hanno dei gusti senza dubbio freschi, genuini, identificati e aggressivi, dei gusti nuovissimi che stiamo proponendo e la gente devo dire che sta rispondendo molto molto positivamente al discorso. L'azienda Masseria Ficazzana, questo è il nomignolo diciamo, che abbiamo dato a questa azienda, è un'azienda che è attiva ormai da 10 anni, anche se è stata rilanciata un paio d'anni fa. Abbiamo un laboratorio aziendale dove vengono prodotti questi prodotti sotto vaso, tutto quanto proveniente da agricoltura biologica certificata. Abbiamo prodotti che vanno dalle marmellate, confetture classiche di mela, pera, le solite, a delle confetture piuttosto particolari di ortaggi, melanzane e mandorla, zucchina, peperone piccante, insomma le più svariate, e oltre ai condimenti per la pasta. Tutto seguendo le ricette della tradizione salentina? Le ricette della tradizione salentina con un pizzico di innovazione, diciamo, che proviene dalla mente giovane, dalla struttura ormai giovane dell'azienda. Più un ristorante che lavora soprattutto d'estate, anche se adesso stiamo rilanciando anche una piccola saletta invernale, con uno spazio dedicato ai bambini, perché lavoriamo molto con le famiglie.